l'apertura della nuova sede Cassa Depositi e Prestiti, laddove è stata firmata una convenzione che permetterà la rivalorizzazione dell'area dell'ex manifattura dei tabacchi. Vediamo insieme il servizio. Una sede di Cassa Depositi e Prestiti anche a Napoli, per garantire assistenza a imprese e pubbliche amministrazioni mediante la fornitura di servizi di consulenza, progettazione e programmazione per la realizzazione di opere pubbliche e private. La presentazione si è tenuta presso l'auditorium della ex manifattura tabacchi del capoluogo. La capitale del Mezzogiorno, Napoli, si è in una fase di importante sviluppo. Credo che anche l'inaugurazione di questa mattina dimostri come questo paese guardi con grande attenzione agli investimenti. È un grande orgoglio poter partecipare all'inaugurazione della sede di Napoli di Cassa Depositi e Prestiti. È un presidio per il Sud, per le imprese del Sud, ed è molto importante che ci sia una grande collaborazione con la Farnesina, col Ministero degli Esteri e con anche l'Agenzia per il Commercio Estero, che da pochi mesi è sotto la Farnesina, perché le imprese del Sud purtroppo contribuiscono solo al 10% di tutto l'export nazionale, eppure hanno da portare nel mondo, da esportare nel mondo, made in Italy, di eccellenza, che sono sicuro farebbe innamorare tutti i popoli dove andiamo a promuovere le nostre imprese. Nel corso dell'incontro è stata anche comunicata la firma della convenzione urbanistica che consentirà di attuare il progetto per l'ex manifattura, redatto dall'architetto Mario Cucinella, da tempo approvato dal Comune. Con la firma della convenzione sarà ora possibile passare alla fase attuativa per la creazione di un nuovo tessuto urbano nell'area orientale della città. È un lavoro davvero enorme che ha richiesto del tempo tra il Comune di Napoli e Cassa Depositi e Prestiti. Un lavoro di cooperazione istituzionale direi eccellente, che va a riqualificare un'area di periferia in modo concreto, con investimenti di ricaduta sia sulla riqualificazione, nuove residenze, terziario, anche sulla sicurezza, una caserma dei carabinieri, nuovi edifici, abbattimento di quelli vecchi, ma anche risorse per circa 28 milioni di euro per il pubblico.